Se lo dico in quest'aula, ma ero tra quelli. 20 anni fa fui uno di quelli che costituirono una cooperativa il cui miele oggi viene venduto nelle botteghe dei popoli. E sapere quello che fu il risultato, visto effettivamente con gli occhi in quei lunghi anni faticosi in cui effettivamente della gente che sembrava non avesse speranza, non solo arrivava la speranza, ma arrivavano le scuole, la luce, la possibilità di crescere grazie al commercio ecosolidale, a tutto quello che è stato il consumo critico, i nuovi stili di vita, il risparmio etico, insomma tutta questa generazione che ha fatto tanto del bene al sud del mondo e che grazie a questa legge potrà farne ancora di più e meglio. Grazie. La ringrazio molto, onorevole Sberna. Onorevole Allasia. Cercherò di essere breve. Nella brevità e velocità di esecuzione di questa legge che si è svolta oggi, la proposta di legge, soprattutto nel titolo, sulla disciplina del commercio ecosolidale, va a colmare l'attuale vuoto legislativo nell'ordinamento italiano. La necessità di adottare un provvedimento ad hoc nasce dalla crescente diffusione di tale forma di commercio sul territorio nazionale. La disciplina, tuttavia, dovrebbe inserirsi in un più ampio progetto di riforma della cooperazione italiana, i cui obiettivi dovrebbero essere quelli di combattere la povertà e di favorire lo sviluppo nelle aree emarginate del pianeta. Obiettivi questi che vengono lasciati sullo sfondo, permettendo che si continui a mantenere in vita un sistema di commercio equo e solidale, basato su rapporti poco trasparenti e danno della leale concorrenza e della protezione dei consumatori. La necessità di regolamentare il settore fino a poco tempo fa, oggetto di interventi di natura volontaria, ha spinto molte regioni, in assenza di una normativa nazionale, ad approvare leggi dedicate al commercio ecosolidale. In tal senso sarebbe stato opportuno che il testo avesse previsto un maggior coinvolgimento delle regioni nei procedimenti ivi previsti. Per tutto ciò premesso, fa sì che il parere della Lega Nord sia contrario. Grazie. La ringrazio, onorevole Galgano. Grazie Presidente. Colmare il divario in termini di diritti e di sviluppo economico tra le aree del mondo e tra le aree di uno stesso paese è una delle grandi priorità della nostra epoca. E il commercio equo e solidale è uno degli strumenti per farlo. Muove l'economia e promuove il cambiamento sociale. Contribuisce a creare relazioni, reti sociali e vicinanza tra le persone, che sono una delle chiavi per affrontare con più serenità la società globale e la sua complessità. La legge sul commercio equo e solidale che stiamo per approvare introduce per la prima volta nel nostro Paese un insieme equilibrato di disposizioni per regolarlo. Inoltre è in linea con la nuova strategia europea in tema di commercio e di investimento, che prevede tra gli obiettivi la promozione di regimi commerciali equi ed etici. Per tutti questi motivi, Scelta Civica esprime voto favorevole. La ringrazio, onorevole Calabrò. Per esprimere